Allora, buonasera. Siamo qui a Sambuca per il presepe vivente. Un'impressione sul presepe? Fantastico, veramente tutti bravissimi, ma lo dico... Una scena in particolare? Veramente, ma chiaramente la scena finale con le pecore è stata veramente toccante. Lei da dove proviene? Palermo. Addirittura quindi dalla città fino a qua, sì, nel borgo più bello d'Italia. Sì, sono qua con amici. E... una sua opinione generale, a prescindere dalle mie domande, sul borgo per esempio? Ma il borgo chiaramente è stato riqualificato negli anni, ma ancora ha bisogno davvero di tanti davvero fondi per rendere merito, diciamo, a quella bomboniera che infine è. Grazie, buon anno. Chi si vuole fare intervistare? Un'opinione sul presepe, qualcuno di voi? Si faccia intervistare lei. Lei da dove proviene? Da Marsala. Marsala addirittura, ecco, bene, bravo, che così si vede tutto. Sono il terrorista io. No, ci sono le ombre, lasciamo perdere il terrorismo. Allora, un'impressione sul presepe, come le è sembrato? Molto bello, bello. Ha visitato il borgo nel frattempo? No, non ho avuto ancora il piacere di visitarlo. Questo è il quartiere saraceno che può vedere con la chiesa madre in cima. La scena che le è piaciuta di più, se ce n'è una in particolare? La natività è stata una bella scena. Va bene, grazie. Un'intervista voi me la concedete? I ragazzini, nessuno? No, le signore? Tutte le maestrale sono. Tutti di Marsala, un'opinione sul presepe, se vi è piaciuto, sul nostro borgo, come la pensate? Vuoi dire qualche cosa tu che sei piccino? Ti vergogni? E su, dai, anche io mi vergogno, però lo faccio. Un'opinione sul presepe me la date? Lei da dove viene? Da quale paese? Palermo. Da Palermo anche lei, bene, ci fa piacere che dalla città si arrivi qui nel borgo più bello d'Italia. Un'impressione sul presepe? Bello. Le è piaciuto? Una scena in particolare? Quella del Bambino Gesù. Che è l'ultima, certo, là lo scenario si presta bene. Grazie. Io.